Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Ricordiamo, anche se lo sapete già, medico chirurgo specializzato in medicine dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, io oggi parlerei con lei di queste febbri tropicali che si sono verificate negli ultimi periodi, cioè si sente sempre più parlare di queste febbri tropicali, ma nel particolare, adesso provo a dirlo, ha un nome molto difficile, della chikungunya. Che cos'è? Da cosa è dovuta? Da cosa è portata? Allora, il fenomeno di queste febbri tropicali deriva dalla diffusione in questi ultimi 20 anni della zanzara tigre. E basta che una persona arrivi dalle zone tropicali infetta da questi febbri, che sono comunque patologie abbastanza importanti, anche perché ci colgono impreparati sia nelle diagnosi che nelle terapie. Basta una persona infetta che infetta la zanzara e poi la malattia si diffonde. Per cui abbiamo avuto dei focolai ad Anzio, tantissimi casi, nel Veneto. Alle nostre latitudini diciamo che la fortuna è che quando arriva poi l'inverno le zanzare muoiono, ma alla ripresa del caldo queste epidemie si possono assolutamente ripresentare. Chikungunya tra l'altro vuol dire colui che si torce, perché è caratterizzata, come tutte le febbri tropicali, oltre che da dolori diffusi che portano addirittura a contorcersi, di qui e vuol dire colui che si contorce, rash cutanei, ovviamente una sintomatologia simile influenzale che viene curata a livello sintomatico, quindi con antidolorifici, antinfiammatori, idratazione, eccetera, eccetera. Però la zanzara tigre può veicolare anche altre malattie, in particolare la dengue, la West Nile, cioè la febbre dell'ovest del Nilo, e addirittura la febbre gialla. Quindi c'è un enorme problema, che è quello della necessità di disinfestazione. Disinfestazione che deve avvenire da parte ovviamente di tutti i comuni in maniera massiccia, deve essere ripetuta, ma che richiede anche gli interventi dei privati, perché la zanzara tigre, che punge di giorno tra l'altro, sì, e non di notte, ed è estremamente diffusa ormai su tutto il territorio, si sviluppa dove c'è pochissima acqua, quindi basta lasciare un po' di acqua nel sottofondo dei vasi, basta lasciare per esempio un pneumatico abbandonato che è un veicolo quando piove di raccolta d'acqua, anzi sembra proprio che queste zanzare siano giunte a noi tramite scambio di pneumatici per la rigenerazione dei pneumatici stessi, arrivando dai paesi tropicali. Basta addirittura anche solo un po' di spazzatura umida per far sì che la zanzara tigre si riproduca. Quindi il privato deve aiutare i comuni nella disinfestazione nei periodi ovviamente in cui si sviluppa la zanzara, per ridurre al massimo questo problema. Tutti i rimedi, diciamo, anticrittogamici adatti si trovano addirittura anche nei supermercati e sono di facile utilizzo. L'altra difesa che abbiamo è quella di non farci pungere, ma sappiamo che la zanzara tigre morde di giorno e quindi pungendo di giorno noi possiamo anche mettere indumenti chiari, ma vi dico con tutta sincerità che punge anche attraverso gli indumenti. La zanzara tigre, quando è affamata, non sta a guardare un indumento chiaro, quindi dobbiamo usare dei repellenti che dovrebbero essere più possibile naturali, perché nei bambini per esempio i repellenti classici non vanno bene. E soprattutto dobbiamo darli spesso, perché dopo un'ora e mezza che abbiamo dato un repellente, la zanzara già riesce ad avvicinarsi. Poi naturalmente zanzariere alle finestre, e cerchiamo di difenderci coprendoci anche magari con indumenti non troppo sottili e aderenti, proprio per evitare che pungano attraverso l'indumento. Ok. Ma volevo chiederle invece, nel caso di puntura, qual è la cura, tra virgolette? La zanzara tigre dà una puntura, diciamo, estremamente irritante all'inizio, che però dura di meno rispetto alla cura. La cosa importante è non grattare, tenendo presente che ci sono dei prodotti che si trovano sia in farmacia che in erboristeria, in comodi stick che possono essere appoggiati sulla cute, sono in genere a base di soluzione di ammoniaca, aloe, certo. E hanno un'azione così lenitiva, possono avere il tea tree che ha un effetto leggermente anestetico. Non dobbiamo grattare e soprattutto ricordiamoci che grattare la lesione della zanzara, specialmente di notte, specialmente nelle gambe, vuol dire creare delle lesioni poi che faticano a guarire, e prendendo il sole sopra queste lesioni poi lasciano delle macchie che ci mettono tantissimo tempo ad andare via. Quindi per prima cosa non bisogna grattare,
e bisogna subito trattare con queste sostanze lenitive che fanno passare il prurito e disinfettano. Dottor Torchi, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli e cari amici a casa, vi ricordo che nel caso voleste rivedervi una puntata o ve la foste persa, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio. Vi auguro un buon proseguimento di visione.